tutto bene, no? Ah, a proposito, Franco, la pressione delle gomme è aumentata? No, tutto a posto, a livelli normali e non ci sono problemi. Molto bene. L'ultimo Monte Carlo, lo Spider 124 Fiat Abarth ha concluso la sua partecipazione ufficiale alle gare. Sulla scena dei rally entra una nuova protagonista. Che te ne pare? Sì, però vorrei fare un po' più di convergenza. Fermalo un po'. Ok, d'accordo, allora vi facciamo sentire. La scelta della vettura, destinata a sostituire lo Spider 124, è aderente allo spirito originario dei rally, nati come banco di prova delle auto che circolano normalmente sulle nostre strade. Il nuovo modello, infatti, non dovrà derivare da un esemplare con caratteristiche sportive, ma da una berlina uscita direttamente dalla grande produzione di serie. Durante la fase di realizzazione, tutti i modelli Fiat vengono sottoposti a una serie di prove su strada in condizioni ambientali e climatiche esasperate. La scelta della nuova vettura rally doveva tener conto di caratteristiche tecniche e meccaniche che gli esperti della Fiat e dell'Abarth hanno verificato in pista e su strada, in officina e in laboratorio. E anche i test delle auto di serie hanno contribuito a fornire indicazioni. Hanno permesso di valutare la maggiore o minore adattabilità dei vari modelli alle esigenze di una vettura rally. Queste scene sono state girate in Patagonia? Sì, la Fiat è una pista permanente di prova in Patagonia per ragioni di riservatezza, di sicurezza, c'è il ghiaccio, c'è dello sterrato, tutte le condizioni per poter provare una nuova vettura. Buona sta derapata, no? Ma a me sembra che sia anche abbastanza equilibrata dinamicamente. Ma non la trovate troppo grossa per una vettura che deve correre? Io direi che la versione a due porte ha un aspetto abbastanza sportivo. Poi dopo un abitacolo ampio e comodo non è mica male nei rally. Penso, dopo aver visto anche il film della 131 Mirafiori, che la vettura prossima per le nostre corse sia da derivare dalla 131 Mirafiori. Perché? Perché è la più moderna della Fiat, è la più robusta, è comoda, è spaziosa e si presta alla trasformazione. Per ottenere livelli adeguati di potenza dovremo intervenire sul motore. Vorrei sapere entro quali limiti e su quali tipi di motore possiamo lavorare. Lei sa che in Fiat abbiamo una grossa famiglia di motori, che è quella del 1832, 125, 124 e via di seguito, da cui abbiamo già derivato un motore 2 litri. Questo motore 2 litri, opportunamente lavorato con quello che ci sarà da fare, si può tirare fuori comodi 200-220 cavalli, ripeto, con molta potenza e basso regime, necessari per correre. Che
ne dici della prima uscita di stamattina? Io lo trovo molto equilibrata come macchina. L'unica preoccupazione è il ponte dietro per quando metteremo potenza. No, sai che vogliamo fare delle sospensioni a ruote indipendenti, ne facciamo anche uno o due o anche tre tipi, un De Dion, e poi vediamo quello che va meglio, e perciò quello non mi preoccupa. Quello che mi preoccupa è il passo. Un passo così lungo, credi che gira? Ma se tu cambi la sospensione, una sospensione a quattro ruote indipendenti, le barre hanno un'influenza buona. 500 km di prove al giorno con il ciclo ripetuto integralmente, poi i controlli in officina, poi di nuovo in pista o su sterrato, e altri test paralleli in laboratorio per consentire una verifica rigorosa delle variazioni apportate dall'ufficio progetti alla struttura base della 131 Mirafiori. Avete fatto la testa alta, sì, in modo che sia bella rigida? Abbiamo cercato di fare una testa molto rigida per evitare qualsiasi inconveniente. Ho capito, lo spinterogeno dove si vede? Lo spinterogeno si vede in quest'altra vista. Eccolo qua. Avete messo in testa per poter lasciare lo spazio alla pompa di iniezione? Sì, la pompa di iniezione è già tutto previsto. E qui come carburazione mettiamo l'iniezione, la nostra solita, non la ghigliottina però. E la SACAM come è sopportata? La 5 supporti? Sì, su 5 supporti con la lubrificazione indipendente per ciascun supporto. E prende olio dalla bancata? Prende olio direttamente dal canale della bancata. Mi può far vedere qualcosa della sospensione posteriore? Sì, con gli studi siamo già a buon punto, stiamo andando avanti e speriamo di terminare quanto prima. Ecco, bisogna pensare alle prove. Bisogna addirittura inventarne delle prove nuove per accelerare la messa a punto del motore e della vettura. Quindi pensateci, se si dà avere qualche idea nuova. Cerchiamo di fare il possibile per arrivare ad avere una definizione prima ancora di andare in strada. Ma quella è la testa? Sì, qui abbiamo fatto. La fa vedere. Buonasera. Sì, bella rigida. Ecco, mi raccomando, faccio in modo che non rimanga neanche una goccia di vapore, qualunque sia l'assetto del motore dentro la vettura. E preoccupatevi di risolvere bene il problema delle sedi valvole. Per la differenza di temperatura. Abbiamo studiato la circolazione dell'acqua in maniera molto accurata per evitare rotture. Bello, mi piace. Bene, grazie. Complimenti, Qui abbiamo montato dei freni a disco maggiorati, autoventilanti, il freno a mano sulle ruote posteriori a tamburo, occorre radare le pastiglie. No? Io direi il programma così. D'accordo. Fai attenzione che hai anche delle gomme nuove, quelle della P7 e della Pirelli. Anche loro sono un po' da rodare. Va bene. Prova così, vedremo. Le pressioni sono a posto. Due davanti e due dietro. Benissimo, io vado, poi faccio la solita relazione. Ok. Chiudiamo? L'equilibrata distribuzione dei pesi della 131 Mirafiori con il motore leggermente arretrato verso il centro del corpo macchina favorisce l'innesto delle soluzioni tecniche richieste dall'impiego sportivo della nuova vettura. Tenuta di strada, stabilità e maneggevolezza saranno in gara elementi determinanti per puntare al successo. Mi sembra che questa sospensione non dovrebbe andare mica tanto male, no? Peccato che non siamo riusciti a varare questa soluzione di ponte posteriore De Dion, perché in prova aveva dato dei buoni risultati. Sì, però in pista, io credo che per una soluzione rally questa dia ancora migliori soddisfazioni. Ho paura soltanto dell'ammortizzatore, dovremmo fare qualche cosa di così robusto che ci dimentichiamo di avere l'ammortizzatore. No, ma guardi, non abbia nessun timore perché l'abbiamo calcolato e provato in laboratorio, va bene, stia tranquillo. Meno male, allora lì se siamo tranquilli lì siamo... Ah, attenzione voi, quel parafango dovete fare in modo che si monti e si smonti rapidamente, perché in un incidente in corsa va sostituito con una certa celerità. Proviamo a vedere...
per la verifica in corsa delle parti meccaniche e in particolare della struttura del pianale e delle sospensioni viene usato un prototipo, la Fiat Abarth 031, che assume in pratica le funzioni di laboratorio viaggiante della nuova vettura Red. Quanto? 2,45 e 3. Buono, no? Direi di sì. Per sollecitare al massimo le parti meccaniche, la 031 è fornita di un motore da 270 cavalli, 3500 di cilindrata, più potente di quello che verrà adottato dalla 131 Rally versione corsa. E non è male con tutti questi cavalli, si mette la potenza a terra benissimo, senza problemi. La prima conferma delle scelte effettuate per la 131 Rally si ha al terzo giro automobilistico d'Italia, al quale il laboratorio viaggiante, la 031, partecipa con l'equipaggio Pianta Scabin. La pioggia insistente accresce le difficoltà dei percorsi, contribuisce a una selezione severa delle macchine in gara. Dopo sei giorni, al termine della competizione, la 031 vince il terzo giro automobilistico d'Italia. Le esperienze in prova e in gara non servono soltanto alla verifica delle parti meccaniche o del motore. Danno anche preziose indicazioni per la linea definitiva della vettura, studiata dallo stilista Bertone. La presa d'aria dei freni posteriori deve essere definitiva così anche sui 400 esemplari, per questioni di regolamento. Deve essere estesa su tutta la produzione. Su tutta la produzione, sì. L'ingombro delle ruote rispetto al parafango come va? Dunque, noi l'abbiamo fatto secondo un vostro tracciato, con l'ingombro massimo di 7 pollici. 7 pollici, sì. E il ripetitore laterale lo piazziamo? Dunque, il ripetitore laterale vorremmo utilizzare il ripetitore originale del 131 e applicarlo in corrispondenza dell'asse ruota, questa zona qui. Molto bene. Oh, ecco lo spoiler, vediamo un po' come va. Ecco, come li può notare, qui c'è la sua sede ben precisa e abbiamo rispettato la quota di 30 mm secondo quanto avevamo concordato già all'inizio. Io credo che vada bene. Sì, direi che siete da esserne soddisfatti. Come prima prova, circa 200 cavalli e 7200 giri, direi che non è male. È indubbiamente un buon risultato. È prevedibile data l'adozione della nuova testa a 4 valvole per cilindro. Certo però che dovremo ancora lavorare su questo motore per renderlo competitivo. Sì, difatti abbiamo già costruito 3 serie di scarichi e penso che qualcosa di buono vedremo molto presto. Fa controllare il foglio di montaggio. Senz'altro. Dati di fasatura, alzate il punto morto, giochi di montaggio. È abbastanza giusto come giochi. Sì. La varietà delle prove consente di valutare le prestazioni della vettura su tutti quei tipi di percorso che saranno domani il suo naturale terreno di gara. I 500 km al giorno di sterrato diventano 1000 sulla pista di Monza. Si corre dalla mattina alla sera, con frequenti soste ai box per i controlli tecnici.
dalla linea di montaggio di Rivalta escono i primi esemplari delle 400 Fiat Abarth 131 Rally richieste dal regolamento per l'omologazione della vettura nel gruppo 4, Gran Turismo Speciale. È una berlina due porte, 5 posti. Motore 4 cilindri in linea, 140 cavalli, 2000 centimetri cubi. Trazione posteriore, 5 marce. Sospensioni MacPherson anteriori e posteriori. Freni a disco. Velocità massima 190 km all'ora. La produzione ristretta è destinata a un pubblico di appassionati. I 400 modelli, infatti, sono già predisposti per gli adattamenti alla versione corsa. Ma la linea e le soluzioni tecniche prescelte ne hanno fatto una vettura che si presta anche all'uso di tutti i giorni, all'impiego in ogni circostanza. Gli esemplari 131 Rally, già predisposti per il reparto corse della Fiat, hanno ormai affrontato ogni tipo di prova. La versione corsa è stata potenziata con un motore a iniezione di 215 cavalli a 7000 giri. È stata particolarmente curata l'abitabilità. Sono stati studiati speciali sedili anatomici affinché i piloti abbiano in gara il maggior comfort possibile. La carrozzeria, come quella dei 400 esemplari, è stata alleggerita con la costruzione di alcuni elementi in resina sintetica e in lega speciale. Sterrato, laboratorio, non possono più dare alcuna indicazione. I test più validi da questo momento sono soltanto i rally. Sono passati 6 mesi da quando ci siamo qui riuniti per decidere di varare la 131 Rally. Questa vettura che deriva dalla 131 Mirafiori, di cui abbiamo sfruttato bene il 75%, cioè abbiamo solo variato il 25% per renderla competitiva nelle corse, è stato realizzato veramente a tempo record. Io penso che a questo punto siamo pronti per varare il programma corse del 1976. A questo proposito vorrei confermare che la produzione delle 400 vetture è giunta ad un punto tale per cui possiamo essere tranquilli circa il rilascio dell'omologazione ancora in questo mese. Quindi dal 1° aprile la macchina potrà correre nel gruppo 4. A questo punto vorrei sapere quali sono i programmi, almeno i più immediati, e a quali obiettivi dovremmo puntare. Il programma più immediato io penso sia correre al rally dell'Isola d'Elba. Perché? Perché è un rally importante, è un rally a cui possiamo partecipare con la nostra vettura nel gruppo 4, è un rally duro, è un rally di campionato europeo. Ma per gli obiettivi, noi nel 76 dobbiamo dedicarci a quelle gare che hanno un interesse commerciale per la Fiat e dove noi riteniamo più opportuno partecipare, perché riteniamo delle gare pesanti per affinare ancora la messa a punto della nostra vettura. A questo punto mi sembra logico che si debba decidere quante vetture il servizio rally debba avere. Ma io direi che con un programma di transizione come questo, una quindicina di vetture per sia le vetture muletto che le vetture di gara dovrebbe essere sufficiente. Ma allora, oltre alle gare in Italia, speriamo di correre soprattutto all'estero nelle gare più importanti per cercare un confronto con le altre marche, perché è questo che interessano i piloti. Verini, subito, come corridore interessato, domanda giusta. Noi correremo anche all'estero, tant'è vero io penso che la prima gara che faremo sarà il Marocco, è una gara durissima, noi penso che potremo avere delle buone esperienze e poi correremo anche in altre gare. La prima uscita ufficiale nel gruppo 4 all'Isola d'Elba
viene preparata con cura particolare. I piloti, soprattutto, dopo un'abitudine di 7 anni con lo Spider 124, devono assaggiare le possibilità della vettura in corsa. Devono rendersi conto della tenuta di strada. Devono adattarsi al diverso abitacolo. Sono elementi che si valutano in modo completo soltanto sui percorsi di gara. E le competizioni della stagione 76 diventano per la 131 Rally il naturale proseguimento dei test effettuati durante la fase della realizzazione. Ma va andato Halle come una spia proprio. Passato di testa Halle adesso. Pane qui, eh? 28-24. 28-25. No, Elio, no, basta, Pippo, via. Vedi che prendo l'acqua. Non saltare che lo capiamo quel sedile. Muletto. Sì, muletto, via. C'era molto stanco. Avevamo le gomme d'asfalto sulla terra. Non si parlava un po', eh. No! Scuola, chi è che l'ha staccata? Sì, andate via di qui! Porco, madonna, come fate? Questa prova qui? Sì. Loro sono andati via con l'altra roba, sono andati via con la roba come la tua, come sono andati via sulle prime che era una roba da terra, eh. No, no. Va bene. Se vado, ti riesco qua, non scannate una di voi. No, no, non per scannarsi, ma sulla spalla io queste qui faccio i numeri. A metà della gara, le 131 Rally sono già al comando, al primo e al secondo posto. Costretto al ritiro il campione europeo Verini per noi al cambio, la corsa diventa una lotta in famiglia fra Alen Kivimaki e Bacchelli Rossetti. Okay.
Pari fantastico. Dopo la gara, i problemi messi in evidenza dalla corsa vengono analizzati dai tecnici. Del cambio, tanto che è rimasta una marcia bloccata sulla macchina di Verini. Sulla macchina di Bacchelli invece c'è stato un problema per sul riscaldamento del motore. Beh, il comando marce è uno dei gruppi nuovi che abbiamo fatto, siamo cascati in pieno nella prima malattia d'infanzia. Bisogna curarla in fretta, sono sicuro che la medicina ce l'abbiamo. Sorpresa sul riscaldamento del motore, vedremo, verificheremo il motore appena arriva. Il rally del Marocco è sempre stato un'avventura. La varietà dei percorsi e la difficoltà dei tracciati hanno sempre costituito un severo banco di prova per tutte le macchine al di là del piazzamento finale. Per un nuovo modello portare a termine il rally del Marocco è già un risultato di rilievo. Dà le esatte dimensioni delle possibilità della vettura. Avanti, avanti! Tutto bene, macchina? Tutto. No, noi non abbiamo controllato sotto. Ah, okay. Ho controllato tu già controllo io, prossima. Cioè, no, prima della gara, prima della prova. Sì, sì, ma ho già controllato io sotto, e lui è tutto asciutto, sì. Sì, sì. Sì. Aspetta, adesso ti do lo spray. Vai, 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 vai. Attenzione che mettiamo su. Beh, direi che la conferma della validità della macchina c'è stata nelle gare europee che abbiamo fatto e soprattutto in Italia. Il fatto stesso che noi siamo qui in Marocco, cioè aver preso questa decisione di venire in Marocco, sta a confermare che riteniamo che la macchina possa essere valida per affrontare anche le prove più dure. Asnarik! Asnarik! Asmurim! Asnarik! Asmurim! Asulmes! Mm-hmm.
La gara non è soltanto la verifica continua della macchina, è anche l'occasione per mettere a fuoco i problemi che riguardano l'assistenza e il rifornimento, elementi determinanti nella strategia della corsa. Come per i piloti, anche per i tecnici e per i meccanici, la conoscenza diretta con la nuova vettura avviene durante le competizioni. Un rally, soprattutto quando si affronta con un nuovo modello, è il collaudo di un'equipe, la verifica di un gruppo omogeneo di uomini che contribuiscono, secondo i propri compiti, al risultato finale. C'era fermo un vincolo in una curva che ha fermato tutti, poi questo motore non va su, non riesce ad andare su. La temperatura va bene, che appena te si bagna subito e non va più, passi dentro una porta d'acqua e non va più. Sarà mica un motore con la coppia bassa questo. Mettere su un altro, mandiamolo via lui, che io, eh? Ne abbiamo di scorta. Vado via così, tanto adesso sbaglio. Ma poi ho sbaglio. Benzina, dai che devo portare lo stesso di molto stile, prego, il giorno da te. Guarda che davanti, se no mangiamo. Dai, sono io, ce l'ho io due di scorta sulla mia, dai. Benzina e via. Vedere qualcosa? Guarda, ce ne sta ancora? Eh? Guarda un po', controlla la forza loro che si volantina, se ti viene passato. Sì, ma si è fermato, è normale. No, Maggi! No, un sorrete da dell'Euro, avenue Mitola, e non prende chasso. Ci puoi più ripartire? No. Il est passé bien seulement, come si appelle? Nicolà e Munari. Perché l'hanno passato tre là, qui, qui. Ah, oui. Quando il leone sono sposato, il può toujours arrêter e voir avant d'aller. Ah, oui. Nous, on fait le bateau avec la. On fait comme ça. Bon, ciao, Nico. Centinaia di chilometri di deserto, il percorso più duro per le macchine in gara. Delle 131 rally allineate alla partenza, due su tre arrivano al traguardo finale di Casablanca, dopo essere state in testa fino all'ultima giornata. Un'altra prova, forse la più difficile, è stata superata. Dopo le prime quattro prove speciali in cui la macchina si era comportata veramente bene, nella prova Missurgurama, che è una prova molto veloce, dopo i primi 40 km ho avvertito la sensazione che la macchina non stesse più in strada e sui dossi saltava molto e ricadeva pesantemente a terra senza ammortizzare gli urti. Infatti quando sei arrivato al servizio ci abbiamo riscontrato i gommini superiori dell'ammortizzatore completamente spappolati. E credo che lì se ne ha un paio. Che da far vedere che porto dalla vettura. È incredibile. Un gommino a due soldi che si permette all'uso di fermarci le automobili.
E bisognerà far fare qualcosa di un po' più grosso per diminuire i carichi specifici. La stagione di prova della Fiat Abarth 131 Rally ha dopo il Marocco altri appuntamenti e altre vittorie che confermano la qualità della vettura. Alen Kivimäki vincono con la 131 anche il Rally dei Mille Laghi in Finlandia. Non c'era mai riuscita prima nessuna macchina italiana.